Bene, questo è il video completo su come manteniamo i canarini in questo periodo, cioè la fase di riposo, e in questi video che vedrete in sequenza vedrete dei canarini, gruppi di canarini in base alla razza, sono messi più o meno da 8 a 12 soggetti e hanno uno spazio di volo di 120 cm circa, quindi 1,20 m, in modo proprio da poter volare. E come vedete sono messi in gruppi e sono messi per sesso. Ci abbiamo messo in questo video, vedete, tutti i consort maschi, in quest'altro caso tutti i maschi gialli intensi ad ala bianca, sono tutti maschi insieme. E insomma, con tutte le razze che abbiamo fatto appunto questa operazione. Ecco qua, vedete i Norwich, che ovviamente sono in numero molto minore rispetto agli altri, ma vedete che sono molto tranquilli. Questo perché dovete calcolare che devono avere abbastanza mangiatoie, almeno uno per ogni canarino, e abbastanza acqua da bere, e saranno loro stessi in quello spazio a convivere, creando una specie di gerarchia da più forte al più debole. Anche se vedrete dei piccoli litigi, potete stare tranquilli perché alla fine si stabilizzeranno e non succederà nulla. Come vedete, nelle nostre gabbie tutti i canarini sono già insieme da un bel po' e hanno tutti il piumaggio bello a posto, bello aderente, non ci sono assolutamente code tirate e penne strappate. E questo fatto di farli convivere insieme per sesso è molto importante, in quanto rende i canarini molto più tranquilli, meno aggressivi e quindi più socievoli, cosa che poi trasmetteranno, secondo la nostra esperienza, qua vedete i border maschi, trasmetteranno poi alla prole. Questi sono i nostri consigli che possiamo darvi, che riteniamo di darvi, poi ovviamente ognuno farà come crede. In quest'ultima clip vedete gli ultimi canarini che sono messi singolarmente, che andranno al campionato italiano. Il resto delle gabbie sono libere, sono gabbie da cova, e gli altri soggetti quindi sono tutti nelle voliere, dove ci verrà anche più facile somministrare i nostri trattamenti naturali. Grazie a tutti dal team di Dodò.